Mister, fatta l'impresa il Bentegodi contro il Milan, adesso si va in casa del Sassuolo, si va in Mapesta di un domani pomeriggio, una partita che purtroppo per noi ha poco significato, mentre per la squadra di Francesco ha un grandissimo significato in ottica Europa. Sì, ma è spiegato la partita che abbiamo fatto con il Milan, anche quella partita lì c'erano queste due divisioni, no? Di andare sul campo. Però noi abbiamo il nostro dovere, quello di fare il massimo possibile per poter giocarci la partita a viso aperto, con voglia di fare bene come abbiamo fatto col Milan, perlomeno come intensità di gioco e come volontà. Poi è chiaro che noi siamo retrocessi e il Sassuolo si gioca una parte importante di questo campionato. Poi questo non vuol dire che andiamo già là, come è stato domenica in casa, come vittime sacrificate, insomma. Che dati si è fatto? Insomma, 4 punti contro il Milan, 2 contro la Roma, 1 contro l'Inter, 1 contro la Fiorentina, 0 contro il Frosinone. Insomma, tra i tifosi dicono: ma com'è possibile appunto questa disparità tra le big e le cosiddette piccole? Soprattutto dal punto di vista della prestazione, non solo del risultato. Ma insomma, giusto, però il concetto fondo è che noi possiamo andare sul campo anche delle prestazioni importanti come Palermo, come Empoli, che non ha dato quello che la squadra ha preespresso. Quindi in un campionato, torno a ripetere, che ha visto quei alti e bassi, ha visto anche una rincorsa importante, dove mi ha speso molto e dove secondo me poi mi ha parlato d'azio nei paesi importanti. Questo per me è stato un attimino la motivazione. Poi sai, se io conto Empoli e conto gli ultimi due, per esempio, contro Milan, la squadra ha prodotto grandi situazioni da gol importanti e per vincere con Milan ha potuto fare un nuovo gol al 94esimo. Quindi diciamo che nel contesto sono delle annate in cui si riesce a produrre abbastanza bene, però non si riesce a concretizzare poi in modo corretto e certe volte si rischia sul primo calcio d'angolo, sul cross, non con 25 minuti per prendere gol, cosa che è accaduta per esempio col Frosinone in casa, questo è il primo concetto, e anche diciamo col Carpi, proprio avendo il Carpi avuto una palla gol prima del nostro pareggio, però sembra evitato in corsa nella partita, e abbiamo subito, insomma, due gol che difficilmente si ripeteranno, insomma, come concetto, specialmente il gol del Carpi da tempo nelle condizioni. Parlando sempre appunto di Verona-Milan, hai citato tu l'Eurogol giustissimo di Luca, veramente una grandissima giocata balistica, e io ho apprezzato molto le sue dichiarazioni post partita, dove lui ha detto: io sono pronto a ripartire da Verona, io mi ritengo anzi forse un giocatore più adatto per la Serie B rispetto alla Serie A, visto che non l'avevo ancora conosciuta in prima persona. Cosa pensi in merito? Lui è un giocatore che è vincolato ancora a Verona nel futuro. Io credo sia un ragazzo di qualità indubbie, ma penso che lui possa aver dimostrato che in Serie A di valere, perché voi al di là di qualche partita fatta male o fatta bene, l'impatto è diverso, perché le caratteristiche di Luca sono importanti, sono dal punto di vista perché ha comunque dribbling, ha comunque tiro, ha comunque quelle qualità. Certo, la Liga ovviamente lui l'ha fatta con più intensità, sa come giocare anche in un ambiente dove dovevano fare risultati, perché un ambiente anche abbastanza intenso sul profilo di risultato dovuto. Un altro giocatore che ha parlato finita appunto Verona-Milan è stato Gianpaolo Pazzini. Anche lui ha detto: non voglio che il mio contratto sia un problema, anzi questo non lo dovrà mai essere, perché in primis viene il bene ovviamente del Verona, e lui sarebbe anche disposto, se la società vorrà appunto, ad accollarsi e prendersi la responsabilità appunto di cercare di trascinare il Verona ad un repentino ritorno in Serie A. Ma io penso che è un discorso giusto corretto, ma secondo me deve essere un po' più globalizzato il discorso di ritorno, non essendo uno solo responsabile di sì o no. Io penso che sia un discorso che annoverà secondo me giocatori come Giampaolo, che ha voglia di mettersi in gioco, ha voglia di continuare la loro sua attività, che gli fa molto onore, devo dire la verità. Però io penso che al di là delle singolarità del giocatore, penso che per tornare in Serie A si bisogna di tante cose. E Verona è un ambiente che merita il massimo degli sforzi per poter tornare su, però abbiamo visto anche quest'anno, non è semplicissimo come si pensa. Quindi direi che se c'è un'unione importante da parte di tutte le componenti, io penso che Verona possa avere le risorse e anche la qualità per poter tornare in Serie A. E immagino già la tua risposta, però te lo chiedo, devi ancora parlare col presidente, insomma ancora Yes. presto per parlare del tuo futuro. Yes.